Siamo dentro la Mediateca Montanari nel comune di Fano e abbiamo preparato la Biblioteca della Legalità, che è la nostra valigia piena di libri che parlano di giustizia e di legalità. Questo progetto vuole promuovere la lettura e la legalità allo stesso tempo, perché crediamo siano due emergenze del nostro paese, ce lo confermano in continuazione dati molto sconfortanti, ecco. E pensiamo che insieme possiamo fare qualcosa, quelle rivoluzioni silenziose che ci piacciono nelle biblioteche, ci piace portare avanti nelle biblioteche con le biblioteche. Quindi questa è una piccola biblioteca fatta di 101 titoli, sono i 101 titoli con cui siamo partiti grazie ad una selezione fatta da IB Italia, dal Forum del Libro, da AIB, insomma dai bibliotecari e dai librai e dagli esperti di letteratura, ma in realtà non solo, perché questa selezione è stata fatta anche grazie ai preziosi suggerimenti che alcuni dei magistrati che collaborano con noi, sono anche dei grandi lettori, hanno voluto darci e che abbiamo condiviso. Abbiamo puntato su dei bei libri, dei libri che ci potessero far riflettere, che potessero far riflettere i ragazzi e gli insegnanti che ricevono la nostra biblioteca circolante sui temi della giustizia. Sono quindi storie che parlano anche di coraggio, sono storie che parlano di scelte anche difficili da fare. Oggi cominciamo il primo viaggio della Biblioteca della Legalità, dalla scuola media Nuti di Fano, a cui ne seguiranno tante altre. La Biblioteca della Legalità è uno dei progetti della Fattoria della Legalità, che è un'organizzazione che nasce per collaborare col Comune di Isola del Piano nella gestione di un bene confiscato che si trova appunto a Isola del Piano e attorno al quale stiamo con Libera, con l'associazione Libera e ad una rete di associazioni molto ampia costruendo una serie di progetti. Allora, adesso chiedo a tutti di prendere un foglio di carta, un pezzetto di carta qualunque, e di scrivere tutto quello che gli viene in mente legato alla parola legalità. L'aspetto interessante di questa biblioteca è che non è una biblioteca che vive dentro dei muri, su degli scaffali in attesa che qualcuno la venga a prendere, a sfogliare, ma è una biblioteca itinerante che cammina materialmente su delle ruote, perché sta dentro delle valigie, dei trolley, e quindi si sposta di scuola in scuola. I libri della biblioteca sono 101, può sembrare un numero strano, ma in realtà non è casuale, perché l'idea era che questo fosse il primo nucleo, quindi il 101esimo voleva rendere l'idea che in realtà questa collezione sarebbe aumentata. Tant'è vero che proprio in questo momento stiamo lavorando, gli esperti, diciamo, del settore che fanno parte della rete del progetto stanno proprio lavorando ai secondi 101, quindi a breve la biblioteca raddoppierà e insomma arriverà a 202, e l'idea è appunto che possa continuare a crescere.